Avanza a grandi passi la riforma sanitaria toscana, che avrà l'ambizioso obiettivo di mantenere un livello alto dei servizi pur con una minore disponibilità di personale rispetto al passato. Al centro del piano ci sono i nuovi punti di accesso ai servizi per il cittadino. Stiamo lavorando a far sì che i punti unici d'accesso siano dei punti unici d'accesso reali, cioè dove davvero si trovano le informazioni, incrociandole con quelle del segretariato sociale, le informazioni per costruire il percorso di cui si ha diritto, quindi un luogo chiaro, certo, con le competenze chiare, e dopo di lì quelli che sono i percorsi vanno attivati. Le faccio un esempio: se parliamo ad esempio di non autosufficienza, nel momento in cui si è fatto un primo accesso dobbiamo accedere a quella che è l'unità di valutazione multidisciplinare e costruire con la persona e con la famiglia qual è la sua risposta di servizio, prioritariamente il supporto domiciliare e dopo il supporto domiciliare o anche subito a seconda delle condizioni delle persone, se c'è disposta da un punto di vista di servizio diurno oppure c'è disposta una residenzialità più spinta. Dobbiamo però riuscire a dire al cittadino tutto insieme dal punto di vista sociale e anche sanitario. La riforma della sanità toscana però arriva in un momento molto particolare, soprattutto per quanto riguarda le emergenze. L'assessore Bezzini però rassicura: non ci saranno tagli, sarà tutto al più una riorganizzazione, una centralizzazione dei servizi. Noi stiamo ragionando su nuovi modelli organizzativi già ampiamente sperimentati in tante parti della Toscana, in tante parti del paese, e che hanno già prodotto risultati, diciamo, significativi in termini di qualità dei servizi, con modelli appunto di nuova organizzazione. Stiamo ragionando di uso ottimale della risorsa professionale con nuovi modelli organizzativi, perché la carenza di risorsa professionale fa sì che i modelli attuali rischiano di essere non più sostenibili, quindi non possiamo stare fermi, perché stare fermi significa arretrare in termini di servizio ai cittadini. Dobbiamo avere il coraggio della sperimentazione, sapendo che ciò è già avvenuto in altri territori della regione, è già avvenuto in altre regioni benchmark del paese, dando buoni risultati, e quindi l'obiettivo nostro è tutelare i servizi per la cittadinanza.